Questo mare è pieno di voci e questo cielo è pieno di visioni. Citazione di Giovanni Pascoli. Il cielo dalla doppia dimensione fisica e metafisica. Empireo, luogo simbolico della presenza della divinità e allo stesso tempo, per molti, spazio privilegiato delle più rivoluzionarie scoperte scientifiche. Il cielo, specchio dei sogni e delle ambizioni umane, teatro e palcoscenico di desideri espressi con la mente e con il cuore. Un punto di riferimento, per quanto mutevole e misterioso, una sorta di traguardo astratto al quale è stata data un'improvvisa concretezza. Perché ciò si avverasse, è bastato tracciare un percorso dalle montagne rocciose fino alla linea dell'orizzonte che separa la Terra dal cielo, a 4.300 metri di quota. È nata così la Pikes Peak, che da molti è stata subito interpretata e ribattezzata come la gara verso le nuvole. Tecnicamente si tratta di una cronoscalata, fino a pochi anni fa resa ancora più ostica e imprevedibile dal fondo sterrato e scivoloso, emotivamente rappresenta invece la sfida per eccellenza. La ricerca della massima velocità in un contesto dove il margine di errore è assottigliato, quasi annichilito dalla strada, che a un ritmo sempre crescente serpeggia implacabile verso la vetta. Le immagini fanno riferimento alla grande impresa compiuta nel 1988 dal campione finlandese Ari Vatanen, che portò al successo la Peugeot 405 T16, un mostro da 600 cavalli, dotato naturalmente della trazione integrale. Yeah.
la Climb Dance, una danza in salita esaltata da evoluzioni impossibili, da traiettorie imprevedibili che senza riverenza osteggiano le leggi della fisica. Il coraggio che si fonde con il talento innato, con l'esperienza che si avvicina alla perfezione dopo aver fatto tesoro degli errori commessi. Per conquistare il cielo, le nuvole, il sogno, lasciando un segno tangibile nella storia dell'automobilismo e dei grandi successi sportivi. Ma nulla si realizza per caso. Il lavoro, il sacrificio, la dedizione che si alimenta della passione e della tenacia. Sono questi gli elementi che inevitabilmente contribuiscono al raggiungimento dei risultati più ambiziosi, delle vittorie più prestigiose. Così, anche questa settimana, Codice Rally vi porta alla scoperta dei momenti che anticipano la gara, tra ricognizioni e scelte di strategie, gomme e assetto. I protagonisti sono ancora Michele Tassone e Daniele Michi, nei momenti che hanno preceduto il Rally di San Marino. Eccoci, siamo alla prova speciale. Daniele, radar ce l'hai? Tutto sì, a posto? Sono qua, mi raccomando. Piano. Vai piano, così io controllo certo. I vari bivi e nel frattempo scriviamo le note. Dai. E poi dopo le possiamo riscontrare. Inizia qua, vero? A zero? Sì, esatto. La prova speciale inizia di qua, come vedete. Vai. Hai zerato il conto di sì, sì. 20. Terra a sinistra 5. Per dosso, sinistra 4 e destra 4 meno. Metto scende. Sì, va bene. 30. 9 no, destra 2. Sinistra 2. 20. Prometto 9. Sì, va bene. Ritardo a sinistra 3 corta. 3 più uva. 20 su dosso. Destra 4 meno. Diventa 3. Asfalto 20. Basta. Fermi a sinistra e poi finisci la prova. Adesso azzera pure, che così facciamo il riscontro. Secondo passaggio, facciamo un riscontro. Io il radar lo posso togliere sì, perché sì. Abbiamo già visto tutti a posto. Perfetto. Sei pronto? Io sì. Ok, mi raccomando, vai. Concentrato. 20, terra a sinistra 5. Per dorso scende sinistra 4 e destra 4 meno. 30. No, destra 2. E ritarda a destra 4, salta. Metti un tieni qua. Sì. Salta adesso qua, bisogna farli piano, però poi con la macchina anche risentiamo meno. 30, destra 3 e sinistra 2. No, sinistra 2. 20. Ritarda a sinistra 3 più corta. 20 su dosso, destra 4 meno, diventa 3. 20 su bivio sinistra 3 per destra 2